Innanzitutto voglio ringraziare tutti i lavoratori del mondo dell'informazione che stanno lavorando duramente accanto a noi. E senza di voi, evidentemente, la democrazia non avrebbe neanche senso. Quindi, vogliamo cogliere l'occasione per ringraziarvi. Oggi ricordiamo ancora Peppino Caldarola, che è un vostro collega che ci manca moltissimo. E quindi, continuate a credere nell'articolo 21 della Costituzione, fino in fondo, perché come abbiamo creduto noi in questo progetto politico per la Puglia, sembrava che dovessimo essere travolti da tante cose che avevamo contro e invece la resistenza, che è sempre una bella parola, la resistenza che abbiamo posto continuando a lavorare tutti i giorni, continuando a fare il nostro lavoro, a sperare nelle cose buone ha portato bene ed è stata riconosciuta dal popolo pugliese. Quindi la seconda cosa che voglio fare è ringraziare tutta la gente che ci ha votato, in particolare io devo ringraziare coloro che hanno votato per Luigi Lopalco perché non era una sfida facile quella di trasformare, lo devo dire, un professore di università in una, in una star di preferenze. Eh, di solito le preferenze si dice le prendono i professionisti, in questo caso le hanno prese i dilettanti della politica, ma sono ovviamente evidentemente state la competenza, la serietà che Pierluigi ha messo in tutta la sua vita ad aver avuto un peso. Poi è evidente che oggi eh, i festeggiamenti finiscono, nel senso che io e Pierluigi siamo qua perché dobbiamo presiedere con il suo aiuto la task force anticoronavirus. Noi stiamo continuando il nostro lavoro, tra poche ore comincia la scuola anche in Puglia e quindi noi siamo a disposizione delle famiglie pugliesi come sempre per un buon inizio di anno scolastico. Che aggiungere? Che lavorare per la Puglia è un onore grandissimo e un grande... Eh, piacere è faticoso, tante volte bisogna sopportare insulti, bisogna sopportare invettive, persino quelli che insomma hanno dei curriculum ineccepibili, alle volte vengono accusati di strumentalizzare il loro ruolo. Ora io non so quale sia il modo per partecipare alla democrazia, io non ne conosco altri che fare bene il proprio lavoro, mettersi in luce, farsi riconoscere dal popolo e poi farsi votare, sottoporsi al verdetto elettorale. Pochissimi hanno questo coraggio, quindi io vi, vi voglio presentare quello che sarà il nuovo assessore alla sanità della Regione Puglia per Luigi Lopalco, che ha avuto il coraggio di sottoporsi per ottenere questo ruolo al vaglio popolare ed elettorale e ne è uscito da trionfatore.